Bentornate sul mio canale. Siamo pronte per un nuovo progetto. Eh, ho in mente un bracciale. Visto che vi è piaciuto tanto, eh, utilizzeremo sempre il cordino elastico. Questo è lo stesso. Vi ho indicato con il link e comunque ehm, ve lo manderò nuovamente sotto eh, nelle descrizioni del video. Iniziamo un um, bracciale. Ho preparato la famosa collanina che va fatta prima mh, di iniziare, ovviamente. Eh, il vostro progetto perché eh, non è possibile altrimenti poi lavorarle con l'uncinetto. Ho pensato mh, questo filato argento, questo cordino argento, di mettere delle perle disuguali, un po' come la collana che ho fatto a me, il fatto mh, che non siano tutte uguali, e ci sia sempre un po' di simmetria, mi piace molto eh, perché sdrammatizzano un po' le perle e l'importanza del, del materiale. Allora, come iniziamo? Iniziamo come vi ho fatto vedere altre volte. Eh, due spennellate di mh, attack, o comunque eh, colla potete utilizzare anche un'altra colla. L'attacco ovviamente indurisce in un attimo. Quindi due spennellate induriscono un po' il vostro filato e vi danno la possibilità di. Di inserire oltre alle perle, di varie dimensioni. Come vedete, ho messo anche delle palline argento che riprendono un po' il colore del filo. E andiamo avanti insieme, vediamo come realizzarlo. Pensavo a una fascia piuttosto larga, ma magari traforata. Vediamo insieme la prima cosa da fare è eh, innanzitutto prendere un uncinetto adeguato, questo è eh, un 2,5. Forse per la maggioranza di voi ne servirebbe un, uno un po' più grande, dipende sempre da come lavorate. Io ho una mano piuttosto regolare. Eh, quindi eh, mi tengo sempre su sulla... uncinetti piuttosto piccoli, però fate una prova. Mi raccomando perché eh, il cordino è di un millimetro e ehm, essendo elastico. Ma comunque il modello eh, lo facciamo traforato, per cui potrebbe andare bene anche per voi. Fate una prova insieme a me, se poi non andasse bene l'uncinetto è facile, insomma, andare su un numero un po' più grande. Allora iniziamo. Come si inizia? Mettendo le montando le catenelle e le dimensioni devono essere mh, giuste per il vostro polso non troppo strette perché deve avere comunque la possibilità di essere sfilata quindi montiamo le eh, catenelle mh, potete basarvi anche sui centimetri perché insomma è ovvio che il bracciale eh, medio eh, non è detto che vada bene a, tutta, a tutte la stessa cosa con il girocollo eh, vediamoci qui per lo stato di, av di avanzamento allora eccoci qua io ho montato esattamente 40 maglie sono 19 centimetri, ma arrivano fino a 24, quindi più che sufficienti per infilare il nostro bracciale. Questo è il principio: deve stare giusto, non stretto, però tenete presente che lavorando poi ingrandendo la fascia, un pochino si riduce. Adesso chiudiamo oh, la catenella a cerchio, mi raccomando stando m, bene attenti a non arrotolarla perché il, essendo m, il filo, eh, la tipologia di filato eh, torto, oh, la possibilità è che viene tutto m, arrotolato eccoci qui allora vedete 4 catenelle iniziate chiudete la vostra il vostro bracciale e poi iniziate 4 3 catenelle 4 che sarebbe la maglia e poi saltate 2 maglie catenelle Quindi Il primo quadratino una sorta di file avviciniamo la prima perlina che in questo caso io l'ho messa proprio in maniera diciamo irregolare poi quindi ho chiuso la perla è già una catenella 2 catenelle salto due maglie di base e faccio un'altra maglia alta Continuiamo. Allora, volevo farvi vedere una parte importante che magari sapete a memoria, però questa collanina che noi iniziamo, ehm, che noi infiliamo preventivamente nel um, rocchetto, serve perché non abbiamo altrimenti modo non è la stessa cosa e non è possibile con l'uncinetto eh, infilare questo cordino nelle perle quindi lo facciamo prima mettiamo eh, una tecnica anche piuttosto semplice che si usa anche per le collane questo è l'effetto allora chiaramente l'effetto delle perle verrà sul rovescio e noi avviciniamo di volta in volta facciamo scorrere eh, la nostra collina e continuiamo con la lavorazione molto semplice è 2 catenelle e una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta come il filè un quadratino sì e uno no mettiamo la nostra perlona tutte diverse quindi l'effetto così di bolle di sapone, proseguiamo. Ci vediamo allo stato di avanzamento. Quasi finito il giro. Ecco, voglio farvi vedere qualche quadratino che facciamo insieme, ovviamente, quando faremo il secondo giro. Uh, visto che abbiamo uh, inserito la perla un quadratino sì e uno no, faremo il contrario. Quindi alternativamente qui c'è la perla, noi la andremo a inserire qui. Quindi proseguiamo 1-2 catenelle. La maglia alta, avviciniamo la nostra perlina. Spero che si veda dall'inquadratura chiaramente. Dalla e io ogni volta che mi è necessario avvicino. Una delle perline inserite faccio una catenella per bloccarla seconda catenella e maglia alta proseguo 1 2 catenelle adesso andrò a fare la maglia alta in quella successiva, e in questa dovrò mettere l'ennesima perla. Tutte come eh, avevamo deciso i regolari. Quindi adesso capita una perla, la fermo con una catenella, seconda catenella. E maglia alta proseguo per qualche giro poi vi faccio vedere l'effetto che sarà più visibile ovviamente perché ehm, qui al secondo giro ancora si vede veramente poco ci vediamo al prossimo stato di avanzamento allora, ecco. Siamo alla fine del terzo giro. Volevo un attimino farvi vedere l'effetto che sta venendo come lo volevo: una sorta di rete eh, con uh, delle perle sia metalliche, belle lucide, sia il bianco delle perle. Trovo che stia bene allora avevo idea ragazze lo so ragazze <ride> rivolta anche a tutte le signore della mia età comunque diciamo che volevo almeno una fascia di sei eh, quadratini proseguo il prossimo giro e poi vi faccio di nuovo vedere vi ricordo che l'effetto è sempre verso il rovescio. Ci vediamo al prossimo stato di avanzamento. Ecco qui allora il bracciale. Diciamo che è terminato. Devo solo eh, fermare il filo. Eh, vi condivido come al solito il video tutorial e spero che sia di vostro gradimento. A me piace, lo vedo già al braccio. Chiaramente, ricordatevi le dimensioni. Dovete diciamo eh, farle a vostro piacimento ricordatevi dovete ricavare dei quadratini quindi eh, calcolate un pochino le maglie e, buon lavoro mm, vorrei vedere i lavori che vi propongo fatti da voi mi farebbe proprio tanto piacere